Buongiorno a tutti, lunedì 11 maggio della quinta settimana del tempo di Pasqua. Accogliamo lo Spirito in noi che ci aiuti a rendere viva la parola che ascoltiamo nella nostra vita. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Secondo la mentalità del Vangelo di Giovanni, l'amore è un modo per conoscere Dio. Noi siamo sempre troppo nella testa e troppo poco nel cuore, per cui noi diciamo di avere fede o non avere fede, e semmai l'amore è una conseguenza della fede che abbiamo. E la fede vuol dire la fedeltà, la certezza che Dio esiste e che Gesù è il crocifisso risorto. Mentre Gesù non la pensa così. L'amore non è solo una conseguenza della fede, come se fosse un'opera morale. L'amore è il modo con cui si conosce. L'amore conosce esattamente come conosce la fede, ma il modo dell'amore. E allora Gesù, nel momento in cui rivela il suo essere il figlio del Padre, io e lui una cosa sola, io in lui e lui in me, dice nello stesso tempo che l'amore è lo strumento, il modo per conoscere profondamente Dio e la Trinità, questa figliolanza, per essere inabitati dalla Trinità. E davanti alla domanda di Giuda, perché si è manifestato e parla così chiaramente solo agli apostoli, Gesù proprio trova nell'amore il ponte per arrivare a tutti e parla di Spirito Santo, lo Spirito Santo che ricorda, cioè fa rivivere nel cuore la verità di Gesù, tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto e la fa portare agli altri. Troppo spesso anche nella nostra civiltà dimentichiamo che fede e amore non si possono staccare. Chiediamo questo allo Spirito Santo: quando abbiamo dubbi di fede, ci porta a interrogarci sul nostro modo di amare, e sia Lui a liberarci di tante gabbie dell'amore che ci rendono sicuri, ma che isteriliscono il nostro cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amo.
Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.